gli eventi più interessanti del territorio. E allora voliamo in quel di Cinecittà World con il CEO Stefano Cigarini. Ciao, ben ritrovato. Ciao Francesca. Che facciamo in quel di Pasqua e Pasquetta e poi anche più in là in quel di Cinecittà World? Beh, se avete qualche giorno, come dire, da trascorrere liberi, l'invito è di venire a Roma, venire nei parchi di Cinecittà World, a Cinecittà World e a Roma World, che sono aperti per tutto questo lungo ponte di Pasqua, con il parco del cinema e della TV, con le sue 40 attrazioni, le sette aree a tema, i 6 spettacoli, e a Roma World, dove vivrete una giornata d'antico romano e con alcune novità e chicche proprio per questo ponte di Pasqua. Ecco, quali sono le novità e le chicche? Tra l'altro, se è bel tempo, Roma World è stupendo da vivere all'aperto. Ma innanzitutto vorrei dire che a Roma dà il previsione danno bel tempo fino a martedì, quindi no, adesso non so com'è nelle Marche, ma insomma qui è... Speriamo bello anche qui. Ok, positivo. Allora direi Cinecittà World, possibilità di venire a farsi la giornata, a parte di attrazioni degli spettacoli, a fare anche i pranzi di Pasqua e Pasquetta e magari scegliere di mangiare senza dover preoccuparsi di cucinare o sparecchiare in esperienze particolari. Si può mangiare nella New York degli anni 20 in un jazz club con lo stile newyorkese, oppure si può mangiare al saloon come dei veri cowboy, grandi carni eccetera, o al ristorante Roma in un tempio, oppure in uno dei tanti punti ristoro del parco. Non restiamo a bocca asciutta. E poi inaugura proprio domani il Festival dei Gonfiabili, quindi oltre a tutte le attrazioni del parco che i vostri ascoltatori in parte già conoscono, grande villaggio di gonfiabili per i bambini da 3 anni. Aspetta, ti interrompo un attimo perché sentiamo proprio un rumore di fondo, non riusciamo proprio a sentire la tua voce, ok? Quindi vediamo un po' se riusciamo a risolvere al volo. Mi senti un po' meglio adesso? Esatto, sì. Dicevo, Festival dei Gonfiabili, un'intera piazza al centro del parco con 20 gonfiabili, tutti i tipi di dimensioni, si può arrampicare, scivolare, giocare a calcio saponato, rimbalzare, e questo per la gioia dei bambini, incluso nel biglietto. Meraviglioso. Quindi ragazzi, veramente ce n'è per tutti i gusti e ce n'è veramente per tutti, e poi prosegue la primavera volgendo verso l'estate. Esattamente, poi Roma World, la possibilità di venire a godersi una Pasqua in mezzo alla natura tornando indietro nel tempo, con la novità Roma on Fire, lo spettacolo nel set di Ben Hur in cui vivremo la storia del generale Massimo che, come dire, è disposto a lasciare tutto per la sua amata e si metterà alla prova contro i grandi combattenti dell'antica Roma. E poi tutto il mese di aprile tanti eventi, al volo qualcuno, 7 aprile giornata Mare Fuori con uno dei protagonisti che è Pino Pinuccio di Mare Fuori, Artem, l'attore Artem, per una giornata di meet and greet. Sempre il 7 aprile i casting di Dea Kids e Dea Junior, che sono due canali per bambini, cerchiamo bambini dai 5 ai 12 anni per diventare i protagonisti delle nuove fiction di Dea Kids, e per tutto il mese le riprese del film Din Don, il film che va su Italia 1 con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, in cui cerchiamo gli attori che andranno a recitare con il cast per il mese per diventare attori per un giorno. No vabbè, impazzisco, bellissimo. Io sono rimasta a Mare Fuori con Pino Pazzo, non vediamo l'ora di incontrare, di divertirci, di godere di tutte le attrazioni, pranzare all'aperto, al chiuso, godere di tutto ciò che riguarda il mondo di Cinecittà World e di Roma World. Trovate tutto anche un pochino più nel dettaglio nei siti, tra cui appunto cinecittaworld.it. Grazie mille Stefano Cigarini, allora grazie, ci riaggiorniamo. Buona Pasqua. Radio Linea numero 1.